Noi qui siamo in Italia dove la comunicazione è tutta in mano ad una persona, quindi siamo in una situazione paradossale, quasi veramente insomma di Repubblica Sudamericana. Io ho notato che oggi anche i gruppi che vanno in piazza, per esempio le tute bianche, attuano delle forme di protesta che al loro interno hanno anche degli espedienti teatrali spettacolari, no? E penso siano fatte ad hoc per poter, diciamo così, utilizzare attraverso alcune, diciamo così, forme di lotta clamorose. Penso, non lo so, ad una persona che si arrampica su una gru altissima mettendo a rischio anche la propria vita perché è in una situazione appunto un po' precaria, quindi dove va a stendere degli striscioni, quantomeno comunque a delle forme spettacolari, anche teatrali in qualche modo, che sono fatte ad hoc per essere riprese, quasi diciamo così una sorta di messa in scena anche di uno spettacolo mediatico, perché è quello che poi soprattutto le televisioni vanno cercando, quindi alcune cose clamorose. Io penso che diciamo così questa sia stata una formula fatta proprio per questo tipo di fruizione. Tutte bianche sono state un percorso sociale, non sono state, prima che un logo sono state un percorso sociale, è un movimento, non hanno mai avuto un programma politico scritto, uno statuto di appartenenza. Le tutte bianche ce le siamo messe perché quando il consenso e la fama, che sono una parola orrenda, sarebbe diventata sufficientemente ampia da togliercele, cioè da non essere più invisibili per le idee che portavano, allora ce le saremmo tolte. I disobbedienti sono la prosecuzione delle tute bianche, una prosecuzione con molte più donne e uomini che seguono questa esperienza e per territorio italiano e per territorio europeo. Molte realtà lavorano con noi alla costruzione del movimento dei disobbedienti. Però su una cosa bisogna essere chiari, i disobbedienti non hanno, e questo sì come le tute bianche, una carta di intenti a cui aderire o un progetto politico chiaro. Vogliono essere un'interrogazione continua, un camminare domandando zapatista, in cui si cerca come essere disobbedienti, si cerca come dire, non essere più necessari come movimento dei disobbedienti.
Questo movimento nasce dal incontro di diversi percorsi, a partire dalle esperienze che arrivano da quelli che erano i settori dell'autonomia, che sono poi le grandi aree di centri sociali come quelli del nord-est e altre aree di centri, all'incontro con realtà, ad esempio come i giovani comunisti, che sono un'organizzazione giovanile di un partito che Rifondazione Comunista, che credo che costituisca un'anomalia rispetto al resto dei partiti comunisti di tutto il mondo, e per arrivare all'incontro poi e l'aggregazione di collettivi, di studenti, di precari e di, in qualche modo, anche di singoli che in questo movimento, soprattutto grazie alla pratica, si sono in qualche modo poi riconosciuti protagonisti. Le tute bianche nascono, diciamo, si vedono per la prima volta in Italia con questa caratteristica tuta bianca indossata in manifestazioni, in azioni eclatanti, azioni dirette eclatanti che hanno attirato molto i media, per esempio, e che facevano discutere perché puntavano il dito, cioè volevano far discutere sui temi che le tute bianche toccavano. Comunque nascono come prima sperimentazione il 10 settembre del 94 alla manifestazione che è finita in scontri a Milano dopo lo sgombero, il ripetuto sgombero del Leoncavallo la rioccupazione, la difesa del nuovo spazio che attualmente è il Leoncavallo. In quel caso le tute bianche erano i fantasmi, perché simboleggiavano, c'erano centinaia di compagni e compagne vestiti con la tuta bianca, simboleggiavano proprio i fantasmi che loro evocavano, loro quelli che sgomberano i centri sociali, la polizia, lo Stato, il governo di Milano, eccetera. Poi nel 95 ci fu un'altra sperimentazione invece legata a un tema specifico, il tema del precariato. Le tute bianche diventano un simbolo per un anno, diciamo, delle lotte del nuovo lavoro, dei nuovi tipi di lavoro atipico, intermittente, per il reddito di cittadinanza. E poi nel 98 diventano quello che si è conosciuto per 2 anni, cioè diventano una cosa molto strutturata che ha anche una tecnica di piazza e introduce la categoria della disobbedienza, disobbedienza fatta con scudi, con gommoni, con protezioni alle cariche di polizia per forzare i divieti. E nel 98 la prima manifestazione è a Trieste, che chiude un centro di detenzione per migranti. Siamo arrivati così fino, passando per Seattle e Praga, diciamo abbiamo attraversato come tute bianche tutto il primo ciclo di lotte globali fino a Genova. A Genova le tute bianche sono sparite e sono nati i disobbedienti. Queste cariche peseranno sull'immagine e sulla consistenza del vertice OCSE a Bologna. Le tute bianche non hanno riferimenti storici e probabilmente funzionano per questo, cioè sono una novità in Italia e probabilmente anche in Europa e nel mondo, e funzionano per questo. Per altro verso però ci sono delle esperienze storiche a cui fanno riferimento in qualche modo. Per un verso esiste l'esperienza zapatista, che è una delle esperienze guida, pilota, il levantamento del 94, la scelta di guardare a un esercito che è armato ma che ha sparato solo per 12 giorni, che ha scelto di indossare un passamontagna non per non essere visto ma per essere visto, che ha scelto di utilizzare le armi come pratica di parola prima di tutto, e che ha usato molto più la rete che le pallottole, per dirne una. Per altro verso anche l'operaismo e il post-operaismo italiano ed europeo, intendo dire la tradizione dei quaderni rossi, delle riviste che si sono susseguite in tutta la tradizione del marxismo eretico italiano, in particolare si innescano in un filone di dibattito che è il dibattito sulla transizione dal fordismo al post-fordismo. La scelta di indossare il colore bianco è una scelta di superare il colore blu, la tuta blu, come un unico paradigma di riferimento. L'operaismo aveva avuto come riferimento storico, sociale, una figura sociale specifica, era l'operaio della grande fabbrica, l'operaio dequalificato, quello che l'operaismo chiamava operaio massa.
c'era una figura di riferimento dal punto di vista politico, perché c'era una figura centrale dal punto di vista produttivo e dal punto di vista del conflitto. Così era stato per il quinquennio di Lotte 68-73 in Italia, così era stato per gli anni successivi fino al 77. Quando comincia a incrinarsi questa monoliticità del soggetto produttivo e allo stesso tempo del soggetto conflittuale, si apre un dibattito che raggiungerà maturità in Italia negli anni 90, ed è un dibattito sulla frammentazione del soggetto produttivo, sull'emersione di nuove figure produttive, e il bianco tenta di rappresentare esattamente questo. Il bianco è il colore che viene dato sul disco cromatico quando il disco cromatico comincia a girare, i colori si mescolano e si vede bianco. La scelta di utilizzare il bianco era proprio un riferirsi a una pluralità di soggetti della produzione e del conflitto, come si danno in uno scenario post-fordista, post-industriale. Cadono le categorie di lettura antropologiche, di soggettività tipiche del lavoro fordista, ne emerge un altro, un lavoro centrato sul linguaggio, sull'intellettualità diffusa, sulle relazioni, e dove la comunicazione gioca un ruolo fondamentale. A questo punto gli invisibili, partendo anche dalle esperienze delle lotte francesi tra il 94 e il 95, mettono in gioco un insieme di intelligenze rispetto a forme estetiche e di comunicazione molto forte, la tuta bianca, azioni e blitz particolari che riescono a costruire immaginario, attenzione mediatica e così via, per produrre quell'elemento di suggestione ma anche di evocazione sulle nuove tematiche legate al lavoro di tipo atipico, precario, post-fordista, grossa caratterizzazione anche generazionale, quindi legata alle nuove figure giovanili del lavoro, che non sono più quelle tradizionalmente operaie, fordiste e così via. Questo ha una crescita importante fino tra il 97 e il 98, diventa estesa come pratica. Dopodiché su quello subentra invece la dimensione dello spazio pubblico globale, da Seattle in poi, la pratica della disobbedienza civile protetta e organizzata come pratica di conflitto, sempre legato alla dimensione simbolico-comunicativa e così via, ma da quello poi si ritorna in qualche modo rispetto a una dimensione di conflitto sulle figure del lavoro e anche sulle figure del conflitto del lavoro. Questo è il tentativo che perlomeno esprime l'elaborazione e il passaggio nei confronti della disobbedienza sociale, anche se molte cose rimangono ancora in una dimensione molto magmatica e di enunciazione di partenza, non vengono sviluppate ancora in termini pieni. Le tute bianche sono nate all'epoca, diciamo l'esperienza soprattutto del 98, le prime esperienze sono state molto, diciamo così, spontanee. Ci piaceva l'idea che se loro incutevano paura perché avevano una divisa, anche noi potevamo incutere paura e disorientamento in loro perché avevamo una forma compatta. E ci piaceva l'idea anche che la tuta bianca servisse per coprire. Per coprire e farci tutti uguali. E ci piaceva però anche l'idea zapatista, questo nel 98, che bisogna coprirsi per essere visti. Diciamo che la tuta bianca dal 98 in poi per noi è stata un po' come il passamontagna di Marcos. Abbiamo cercato dentro questo percorso di fare conflitto e consenso. Noi proveniamo da generazioni dell'autonomia che hanno vissuto gli anni 80, erano legate più al problema di testimoniare che il conflitto c'era ancora. Diciamo che le tute bianche sono per noi l'interpretazione del fatto che il conflitto c'è, ma bisogna anche costruirlo come messaggio politico e bisogna anche che ogni volta che si fa conflitto si conquisti qualcosa e soprattutto si conquisti più adesioni e non meno. E questo è stato un po' l'idea delle tute bianche. I disobbedienti hanno trasformato questa idea allargandola a una moltitudine, questa è l'idea. Le tute bianche erano un'esperienza soggettiva, un piccolo esercito. I disobbedienti sono una moltitudine per noi, sono un movimento.
la mia generazione non sia in qualche modo definibile, rinchiudibile in un soggetto classico, quali erano i soggetti classici del movimento, ad esempio operai, studenti e così via. Credo che per questo ci piace definirci una moltitudine, proprio perché sono una moltitudine in qualche modo le caratteristiche che portiamo, sono una moltitudine le contraddizioni di cui siamo portatori, sono una moltitudine i linguaggi e le forme di lotta di cui siamo portatori. Una condizione è quella che ci caratterizza in modo particolare, è quello dell'essere precari, contro questa precarietà, a partire invece dalla rivendicazione dell'avere una certezza rispetto a dei diritti fondamentali, una certezza rispetto al poter incidere sulle politiche. Credo che appunto rispetto a questa precarietà sono diverse, proprio per lottare contro anche questa condizione che al momento sembra ineluttabile rispetto a quello che è il nostro futuro, le pratiche della lotta sono per questo differenti. La disobbedienza non è una pratica di lotta unica, univoca, è un insieme di pratiche che vanno costruite mano a mano. A noi piace in qualche modo ricollegarci a Marcos, in qualche modo dire che costruiamo anche il nostro percorso, il nostro essere disobbedienti, domandandoci e camminando allo stesso tempo. Credo che proprio sull'interrogarsi mentre costruiamo il nostro percorso sia la ricchezza di quello che è il nostro movimento, un movimento che è sicuramente vivo, un movimento che è costituito da tante e tanti diverse e diversi che però hanno ben preciso un'idea comune, che è quella in qualche modo di costruire un'alternativa a questo mondo. Le tute bianche già si stanno muovendo sul territorio italiano quando scoppia la protesta di Seattle, il blocco del WTO, e si riconoscono come già connesse ad una lotta globale. Una delle azioni che erano state sviluppate dalle tute bianche fondamentale era stata la battaglia per la libertà di circolazione dei migranti, e del gennaio del 2000 l'azione di Via Corelli, il centro di detenzione per migranti clandestini sprovvisti di documenti a Milano, con la prima azione di disobbedienza civile protetta con i gommoni, cioè con delle camere d'aria che fungevano da protezione dei corpi, e allo stesso tempo con un dispositivo mediatico che permette di fare sì che i media ufficiali chiamino per la prima volta i centri di permanenza temporanea e assistenza centri di detenzione, come si chiamano in tutta Europa centri di detenzione amministrativa, mentre fino a quel momento in Italia spesso venivano confusi con i centri di prima accoglienza. Per cui già la lotta per la libertà di circolazione contro le barriere e le frontiere in un globo in cui circolano liberamente mercati e capitali e in cui non circolano invece i corpi degli uomini e delle donne diventa immediatamente connessa a una battaglia di tipo globale. La luce sigue, sigue! E per questa ragione vengono attraversate un'altra serie di tappe, sono il Chiapas, la marcia della dignità zapatista, Praga, la contestazione al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale. Si cominciano a mettere in discussione le celebrazioni di questo nuovo potere globale che viene esibito in termini formali per essere celebrato. È noto che le scelte non vengano prese nei grandi vertici internazionali e tuttavia il potere globale ha bisogno di una legittimazione. Questa legittimazione deve essere smascherata e il ciclo di lotte globali che va da Seattle a Genova, io credo riesca a smascherare questo tipo di dispositivo di legittimazione. Quando i potenti del mondo cominciano a ritrovarsi protetti da eserciti e chiusi da barriere, non sono più, come dire, i potenti buoni sotto i riflettori, ma sono dei cattivi asserragliati che devono difendersi dalla gente. Le tute bianche hanno parlato di disobbedienza civile. Perché ne hanno parlato? Per tentare di rompere alcune polarità che sono imposte dall'apparato mediatico e dall'apparato politico.
Queste polarità sono delle polarità classiche, sono legalità e illegalità, violenza non violenza. C'è un piano dove l'azione politica è legittima, un altro piano nel quale l'azione politica non è legittima. In realtà questi piani sono più complessi, perché per esempio la costruzione di un centro di detenzione non fa diventare legale ciò che prima era illegale. Se per la Costituzione italiana è illegittimo privare della libertà personale un uomo che non ha commesso un reato per più di 48 ore, nei CPT ci si può stare fino a 30 giorni per la vecchia legge, fino a 60 per la legge Bossi-Fini che è stata approvata in questi giorni in Italia. Non vi pare che la frontiera della legalità e dell'illegalità sia continuamente in movimento? Violenza non violenza, non vi pare che una guerra è una guerra dichiarata al di fuori dei crismi, dei caratteri del diritto internazionale e delle consuetudini internazionali, come è stato per la guerra in Kosovo e per la guerra in Afghanistan, sia una violazione del diritto internazionale e sia una forzatura della legalità e un'azione di violenza? La domanda politica principale che si sono poste le tute bianche, io credo che sia stata se è possibile una forma di democrazia radicale al di fuori dai meccanismi della rappresentanza classica. E questo problema lo si è letto anche attraversando i territori del Chiapas, confrontandosi con un movimento che ha scelto di non porsi il problema della presa del potere, ma porsi il problema né dell'indipendenza, ma si è posto il problema dell'autonomia. Ha scelto di rivendicare libertà, dignità, giustizia e soprattutto forme di vita nei modi e con i metodi scelti dalle comunità che esprimevano questo tipo di lotta. Gli zapatisti hanno sempre detto siamo una parte, nell'unica e nella migliore, hanno sempre detto di non voler rappresentare tutti. Allo stesso tempo, proprio per questo metodo nuovo, sono riusciti a parlare anche molto fuori i confini del Chiapas, molto fuori i confini del Messico e anche al di là dell'Atlantico, al di là dell'oceano. Io credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali dell'esperienza delle tute bianche. Allo stesso tempo le tute bianche si sono poste il problema di come potesse migliorare questo tipo di stato di cose. La rivendicazione del reddito di cittadinanza non è una rivendicazione rivoluzionaria in sé. Il punto è che apre prospettive di liberazione perché garantisce agli individui, agli uomini, alle donne un'autonomia diversa e una soggezione al dominio molto meno pregnante e invasiva di quanto non sia oggi, quando gli uomini e le donne sono sottoposti al ricatto del bisogno e sono costretti ad accettare ogni tipo di lavoro. Ed è sempre su questo filo tra riformismo e rivoluzione che si muove l'azione delle tute bianche. Io credo che l'aspetto più interessante anche nelle forme d'azione delle tute bianche sia il tentativo di spezzare alcuni binomi. Un binomio imposto classico, quello legalità-illegalità, un altro binomio imposto, violenza-non-violenza. Il fatto di muoversi sul crinale, sul confine, sul limite, tentare di spingerlo in avanti per guadagnare pezzi di libertà o pezzi di democrazia radicale, credo che sia l'esperienza più significativa delle azioni di disobbedienza. Il meccanismo della disobbedienza civile era un meccanismo in qualche modo tutto politico e affatto militare. C'era la consapevolezza di non potersi scontrare militarmente contro un potere militare che è migliaia di volte più forte di te. Il meccanismo politico era raccontare pubblicamente in anticipo che cosa si sarebbe fatto in piazza. E questo determinava, rispetto all'avversario, l'imposizione del piano dello scontro. Era messo in conto un corpo a corpo, era messo in conto che ti fermassero e anche che ti dessero delle manganellate. Non era messo in conto quello che è successo a Genova, e cioè il fatto che molti compagni e molte compagne potessero avere paura di morire, che i carabinieri sparassero, che ci fossero cariche con migliaia e migliaia di gas vietati dalle legislazioni di guerra internazionali, come è stato provato rispetto ai gas utilizzati in via Tolemaio. Lì lo Stato ha deciso di dare una risposta diversa, ha deciso di dare una risposta su un piano non politico, esclusivamente militare. Ha chiuso il primo ciclo di lotte globali con una dichiarazione di guerra globale. Probabilmente ha anticipato una nuova fase in cui è la guerra
a fare da madre madrina dello scenario internazionale. Alcuni considerano la battaglia di Genova come un colpo di coda di un impero ferito e disperato che dopo la crisi dell'Argentina, dopo la crisi della New Economy, dopo la crisi di legittimazione dei vertici a cui il movimento globale ha contribuito, ha scelto disperatamente di fermare un movimento che era ancora in piedi 4 giorni dopo Genova in tutte le città d'Italia. Altri considerano che sia stato un anticipo di quello che sarebbe accaduto dopo l'11 settembre, e cioè un piano politico che si chiude e il piano della guerra che si apre come strumento ordinatrice, come unica forma di legittimazione di un potere brutale che è quello dell'impero. Via, via, via. E la disobbedienza cercava proprio di proporre invece azioni di disobbedienza contro regole, contro un ordine, contro una legalità che secondo noi era ingiusta, era barbare piuttosto che legalità, disobbedendo contro questo tipo di cose per creare una nuova legalità invece dal basso più giusta. Per esempio, come si è visto a Genova con l'invasione della zona rossa, che era un atto illegale, però che andava contro una legalità ingiusta, perché al di là della zona rossa di fatto si era creata una sospensione dei diritti, mentre dall'altra parte chi violava la zona rossa, con metodi poi forme diverse di disobbedienza, da chi buttava i palloncini a chi un mazzo di fiori, a un vecchietto per esempio che ha valicato la zona rossa, alle tute bianche che usavano questo metodo della disobbedienza civile, per cui si andava con armi con strumenti solo difensivi come protezioni di gomma piuma, scudi, gommoni, mettendo in gioco proprio direttamente il proprio corpo, quindi senza nessuno strumento offensivo, però andando a violare di fatto una regola che era ingiusta per imporre un altro concetto di legalità, altri diritti dal basso. A Genova tutti si aspettavano ovviamente le tute bianche anche dopo le azioni precedenti alle giornate di Genova, alla dichiarazione di guerra fatta in modo zapatista, e invece noi abbiamo deciso di togliere le tute bianche per quella giornata. Perché? Perché le tute bianche erano nate, una delle motivazioni delle tute bianche era dare voce agli invisibili nel momento in cui in Italia non c'era un movimento, non c'era una moltitudine che dal basso chiedeva nuovi diritti. A Genova invece questa moltitudine si è vista, le 300.000 persone del sabato, e quindi a quel punto le tute bianche sarebbero state non più uno strumento per dare voce agli invisibili, ma solo un qualcosa di identitario, di distintivo rispetto agli altri manifestanti. Quindi le tute bianche si sono tolte la tuta bianca a Genova per sciogliersi all'interno di questa moltitudine. La disobbedienza è stata innanzitutto praticata da tutti a Genova, perché tutto il Genova Social Forum ha fatto sua la pratica della disobbedienza nelle diverse forme, però comunque l'ha fatta sua, dagli ultrapacifisti al network. E tuttora ha viaggiato molto come forma di lotta, proprio perché, come dicevamo prima, è riuscita a superare, a tenere assieme il conflitto e il consenso e a superare il dibattito tra violenza e non violenza. Ovviamente questo discorso di mettere in gioco i propri corpi ha anche dei rischi, infatti come si è visto a Genova comunque ci sono state forti ripercussioni per le persone a causa delle cariche violente della polizia. È evidente che questo discorso della disobbedienza comunque funziona con limitati rischi per la persona nel momento in cui ti trovi di fronte a un governo democratico, una situazione di democrazia. La partita della repressione per le giornate eroiche e tragiche di Genova è ancora aperta. Probabilmente la Procura della Repubblica di Genova spiccherà dei mandati
dei mandati di custodia cautelare, cioè di arresto nei nostri confronti, forse anche nei miei confronti. Queste sono le voci che arrivano dalla Procura di Genova. L'intero paese è stato inizialmente sconvolto dai massacri di Bolzaneto, della Diaz e dell'assassinio a freddo di Carlo. In alcuni giornali recentemente stanno tornando polemiche per cui Carlo sarebbe stato ucciso da una pietra no global che avrebbe deviato un proiettile della calibro 9. Tutto ciò serve a costituire il clima per un'ondata repressiva importante che veda arrestare i protagonisti di questa straordinaria 2 anni di lotta. Una cosa che è importante ricordare è che quest'anno al TPO abbiamo subito una perquisizione significativa sul mandato della Procura di Genova. Una perquisizione che voleva, come dire, raccogliere il materiale dei media attivisti di Indimedia, del laboratorio video di ospite al TPO di Bologna. Una procura che ha cercato di requisire materiale già reso pubblico e che però ha cercato di violare ciò che a Genova è stato molto importante, cioè l'attività dei media attivisti, degli operatori indipendenti, di Indimedia Italia, Indimedia Europa e Worldwide, e che ha permesso di documentare ciò che effettivamente succedeva, e cioè che la violenza a Genova non era dalla parte di chi pacificamente dimostrava o di chi ha resistito a massacro preordinato, ma di chi quel massacro l'ha perseguito fino in fondo, fino a Carlo, fino alla Diaz. Questo è un terreno, un versante della repressione che probabilmente avrà anche delle appendici in quest'estate, perché vogliono farla pagare a chi era in piazza a smascherare questo potere globale che abbiamo tentato di descrivere. Tuttavia io credo che il processo di criminalizzazione di questo movimento non sia riuscito al potere. Questa è una fase in cui sono più sotto accusa, ancora una volta, le forze dell'ordine che i manifestanti. Credo che l'esperienza del Carlini sia l'esperienza che più ha segnato i compagni e le compagne, i fratelli e le sorelle che sono e si sentono e praticano la disobbedienza. Al di là di come è andata a Genova, già lo stadio in qualche modo, quella moltitudine che si è ritrovata lo scorso anno al Carlini era una emozione, era una pratica già di riappropriazione della città, di uno spazio, di un ritrovarsi assieme, di affermare una moltitudine differente che ha creato veramente un passaggio importante. Il passaggio dalla disobbedienza civile alla disobbedienza sociale è sostanzialmente il passaggio che è sotteso dalle tute bianche al movimento dei disobbedienti, delle donne e degli uomini che fanno della disobbedienza civile la pratica del conflitto. In realtà non è un passaggio che si è dato dopo Genova, ma un passaggio che si è dato attraverso le giornate di Genova. La disobbedienza sociale è il superamento della disobbedienza civile e l'abbiamo visto a Genova. Per quale motivo? Perché abbiamo visto avvocati che hanno smesso di essere avvocati in sé, ma hanno agito il loro ruolo contro l'impero a difesa del movimento dei movimenti. Lo stesso vale per le infermiere, per le donne e gli uomini che hanno rifiutato di lavorare in quelle giornate, erano stati precettati e hanno scelto di fare un medical center di strada, di street medical center, per i manifestanti, per le donne e uomini che probabilmente si sapeva sarebbero stati feriti. Questo vale anche per i giornalisti, che hanno scelto di raccontare la verità, o persone che magari non sono mai stati giornalisti professionisti, ma che hanno scelto di diventarlo quel giorno, di inventarsi una professione, di disobbedire un ruolo e di essere dalla parte del movimento dei movimenti. Questo, se volete, è ancora il miglior esempio di disobbedienza sociale, insieme allo smontaggio dei centri di permanenza temporanea di Bologna in via Mattei alle mie spalle. Perché se
siamo qua a una dimostrazione pacifica. Non sta succedendo niente, siamo tutti sì. Se me la sa andare a parlare, se questi si fissai col Sud America, cazzo. Chi sei? Chiudi, dai, tieni. 25 gennaio del 2002, i disobbedienti italiani di Bologna, del Nord-Est, di Roma e altre delegazioni hanno smontato Via Mattei, il centro di permanenza temporanea in Bologna, deputato a espellere i migranti considerati irregolari, cioè privi di un permesso di soggiorno. Sono entrati e hanno inventato una nuova categoria politica, un nuovo modo di agire, che è un'azione diretta di smontaggio di posti che noi definiamo lager contro l'umanità. Uno smontaggio consistito nel togliere ogni suppellettile che fosse possibile smontare e accatastarla al di fuori, smontare le gabbie e passarle alla società civile che ci accoglieva e ci aspettava all'esterno di questa struttura vergognosa che è stata costruita in Emilia-Romagna, laboratorio dove ne verranno costruiti altri due di uguali. Questo è il perché abbiamo smontato il centro di permanenza temporanea di Via Mattei. Ci sono voluti 5 mesi per riportarlo nelle condizioni originarie e per ricostruirlo. È una spesa che la Procura della Repubblica di Bologna ha contabilizzato in 500.000 euro, cioè circa 800-900 milioni di lire. Il passaggio dalla disobbedienza civile alla disobbedienza sociale rientra proprio in questa analisi. Nell'analisi, da una parte, di non abbandonare quello che è il proprio percorso, di non abbandonare la disobbedienza, di non abbandonare il conflitto, ma anche incontrando necessariamente la necessità di creare una disobbedienza che vada al di là delle piazze, perché questo governo globale e questo governo italiano sono dei governi talmente spudorati nelle loro pratiche di violenza, nelle loro falsità, nel descrivere un mondo che è descrivere un mondo totalmente ingiusto grazie ai mass media, con delle belle parole cercando di acquietare in qualche modo tutti, che la richiesta in qualche modo che parte in primis da noi di passare da una disobbedienza praticata solamente nelle piazze a una disobbedienza da diffondere nei vari ambiti della società è una necessità proprio imprescindibile per lottare contro questo governo dei signori della guerra. Guarda, io credo che il movimento dei disobbedienti abbia ottenuto una cosa, un obiettivo che si prefiggeva, rompere alcuni schemi dentro il movimento anche, nella sinistra extraparlamentare e anche in quella parlamentare, per esempio penso ai giovani comunisti che fanno parte del movimento dei disobbedienti in Italia, e introdurre il concetto di disobbedienza. Il concetto di disobbedienza è importante nell'epoca della guerra globale permanente perché io credo che il ribelle in quest'epoca, il ribelle contro l'impero, deve porsi il problema che l'impero usa la guerra proprio per sconfiggere la ribellione, perché costringe il ribelle a scendere nel terreno della guerra e quindi a entrare nel terreno che l'impero gestisce meglio. La disobbedienza è una forma di guerriglia, potremmo dire, una forma di ribellione che si pone il problema di stare nell'impero senza scendere ai suoi patti, nei suoi terreni, che sono appunto quello della guerra globale permanente. E la disobbedienza introduce un altro concetto, quello del conflitto e del consenso, elaborandolo all'interno del nord del mondo, per esempio. È certamente probabilmente più semplice ragionare di conflitto e consenso dove manca da mangiare, è più difficile ragionare di conflitto e consenso dove in realtà il problema è quello del disvelamento di Matrix. Noi abbiamo questo tipo di problema come disobbedienti. Il movimento dei disobbedienti è una cosa adesso molto grande. C'ha diverse identità dentro. Noi, per esempio, che veniamo dall'esperienza delle tute bianche, abbiamo il problema di avere una nostra identità dentro un movimento che ha tante differenze. E il futuro sarà questo, cercare una nostra identità dentro il movimento dei disobbedienti e farlo attraverso sperimentazioni, non attraverso linee politiche. Noi vogliamo sperimentare forme del conflitto, vogliamo sperimentare costruzione e progetti che siano contro l'impero, vogliamo essere gioiosi e rabbiosi allo stesso tempo, non solo rabbiosi, vogliamo essere capaci di
così di mettere un po' di concretezza in questo discorso dell'altro mondo possibile. Per noi l'altro mondo possibile è un problema anche di conflitto con chi non ce lo fa fare l'altro mondo possibile. Oggi è il 19 luglio 2002 e queste sono le scuole Diaz e Pertini. Sono le scuole che lo scorso anno sono state violate e violentate dalle forze dell'ordine, che sono entrate nella notte per massacrare i manifestanti che stavano semplicemente dormendo qua e per distruggere le prove delle loro violenze. Come disobbedienti abbiamo deciso di costruire Genova ripartendo proprio da qui, liberando simbolicamente e fisicamente e concretamente questo posto dalla violenza dello scorso anno, per liberare quelle che sono le nostre idee che sono rimaste imprigionate in quella violenza, per ripartire da qui, per attraversare Genova e andare oltre, per costruire ancora oltre Genova quel movimento e quell'altro mondo possibile per cui siamo ancora qui quest'anno. Se da una parte cioè quindi un'estensione dei processi di disobbedienza civile legati al movimento globale, quegli stessi processi di pratiche trovano un punto altissimo e anche di esaurimento intorno a Genova. Da lì in poi si sviluppa una sperimentazione diversa, definita laboratorio della disobbedienza sociale prima, movimento dei disobbedienti più tardi, movimento nei movimenti, cioè come parte, come parzialità, non autoreferenziale, non autosufficiente dentro la dinamica di movimento. La proposta della sperimentazione della disobbedienza della disobbedienza sociale ha un insieme di virtù di partenza, ma anche una serie di limiti che si sono riscontrati e su cui si sta aprendo anche una consulta all'interno del movimento dei disobbedienti a livello nazionale. Cioè il problema di trasformare una pratica, era una modalità di piazza, in un insieme di pratiche che si reinseriscano nei conflitti legati alle figure del lavoro migrante, alle nuove figure del lavoro, così come si era fatto in termini solo evocativi dentro la dimensione delle tute bianche, quindi sviluppandola in termini di massa e così via. Questa a maggior ragione rispetto ad una situazione in cui in Italia riesplode il conflitto sul lavoro, la centralità del sindacato, lo scontro sull'articolo 18. Questa è la partita che di fatto la disobbedienza sociale dovrebbe avere la capacità di giocare a questo punto. Come ricollocare l'accumulazione di massa fatta con le pratiche della disobbedienza civile dentro una dinamica estensiva, larga e diciamo diffusa di pratiche disobbedienti dentro le varie forme di conflitto e dei soggetti sociali, quindi non di una mega componente, un logo, un'organizzazione a parte, ma come forme di organizzazione delle lotte sociali, e su questo c'è tutta una virtualità ancora da giocare. Contro la guerra dei potenti, ora e sempre disobbedienti! Il processo della disobbedienza sociale ha la capacità di funzionare laddove mette in gioco una sperimentazione su pratiche collettive attraversando quei nuovi processi di conflitto all'interno del lavoro, sulla dimensione del lavoro migrante, sulla dimensione della formazione e della riappropriazione della cultura attraverso le pratiche espresse dai soggetti stessi, attraverso l'invenzione di pratiche collettive. Immaginiamo l'esempio del 16 aprile, lo sciopero generale che è stato generalizzato, quindi l'importanza di attivare forme di blocco sulle merci e sui flussi comunicativi dentro la città, così come è stato praticato in alcune città, anche riprendendo e ricombinando il modello argentino. Penso che questo sia un elemento di virtù che metta in gioco, attraverso anche altre forme riappropriate dai soggetti stessi, un elemento di forza e di positività. C'è un problema diverso quando invece il problema della disobbedienza sociale diventa una questione di logo o di presa di parola rispetto alle pratiche già di per sé stesse praticate dai soggetti del conflitto e della disobbedienza sociale. Cioè questo porsi come elemento di unificazione linguistica di ciò che accade non funziona. Funziona quando c'è sperimentazione politica e pratica concreta rispetto ai processi, ripeto, che si stanno riaprendo nei confronti di un insieme di conflitti che ripongono al centro la questione del lavoro, del reddito, della cittadinanza, dei migranti e della formazione. Okay.
credo che rispetto a questo il movimento italiano e il movimento di disobbedienti avranno una stagione intensa. Questo non significa che sarà una stagione piena di difficoltà, sicuramente avremo molta difficoltà da superare, ad iniziare dal rapporto che ci vorremo e riusciremo a dare, costruire con fasce di settori, di lavoratori, fasce classiche del movimento in qualche modo operaio che hanno abbandonato ad esempio come la CGIL la pratica della concertazione e hanno già convocato degli scioperi generali rispetto a cui il movimento non potrà sicuramente stare fuori, anche perché proprio il abbandonare determinate pratiche di concertazione credo che siano il risultato di un terreno che è stato fertilizzato proprio grazie a Genova lo scorso anno da tutto il movimento. Rispetto a questo non sarà un qualcosa rispetto a cui noi ci tireremo fuori e che abbiamo già iniziato a costruire. Credo che il nostro obiettivo prossimo sarà quello di generalizzare gli scioperi che saranno convocati dai lavoratori. Qualcosa l'abbiamo imparata a Siviglia, addirittura l'abbiamo imparata a Siviglia dai sindacati ufficiali, che al posto che astenersi per 8 ore dal lavoro durante la giornata della Huelga General, scelgono di scioperare per 24 ore, iniziando lo sciopero a mezzanotte e bloccando le strade, perché la fabbrica è sociale della città a produrre merci, a mezzo di trasporti, a mezzo di linguaggio, perché non ci sono più grandi agglomerati industriali rispetto ai quali è sufficiente incrociare le braccia, ci sono le filiere della subfornitura che vanno bloccate. Allo stesso tempo bloccare i bar e fare uscire le persone dai bar per intrecciare soggetti sociali, incrociare soggetti sociali che normalmente non sono quelli che incroci in una piazza di operai o lavoratori dipendenti che scioperano in un giorno di Huelga General. Ecco, sul tema del lavoro si sta lavorando e si sta ragionando su come generalizzare le forme di sciopero. In Italia durante lo sciopero sono stati picchettati alcuni edifici che contengono nuovi lavoratori, i chain worker per esempio, quelli dei call center, della Omnitel, della TIM. Sono state chiuse col silicone alcune agenzie di lavoro interinale e lì, sai, è difficile capire quale sia il luogo di lavoro e quale tempo ci sia per il lavoratore, perché non c'è solo il tempo della prestazione di lavoro, c'è anche il tempo dell'attesa. Questa biforcazione del tempo pone un problema di retribuzione del tempo dell'attesa. Allora forse chiudere le agenzie di lavoro interinale era un'indicazione, sempre sul versante di quali nuovi diritti mancano e di quali nuovi abusi vengono perpetrati ai danni dei lavoratori e delle lavoratrici in questo nuovo contesto sociale. Se dovessi pensare a una prospettiva futura, a partire anche dal dibattito interno all'esperienza della disobbedienza sociale in Italia, metterei in gioco anche molto soggettivamente un insieme di cose che anche praticato. Cioè, da una parte in Italia e in Europa la riemersione del conflitto sul lavoro, è imminente l'ipotesi di uno sciopero generale europeo ed è una carta che mette in gioco diverse cose. Crisi della socialdemocrazia europea, fine di ipotesi di neoliberismo temperato, necessità della rottura. Dentro questa dinamica io credo che recuperare e saldare l'esperienza sullo spazio globale di movimento con le questioni del lavoro così come erano state elaborate dagli invisibili anni addietro potrebbe essere una prospettiva importante su cui riattivare anche in una fase nuova, in una fase potente di conflitto sul lavoro, delle pratiche in grado di costruire immaginario, di costruire rotture, di allargare diritti, di estendere la questione e declinare finalmente la questione sul reddito di cittadinanza. Questo è un elemento e questo a maggior ragione se collegato, vengo dall'esperienza di Siviglia, di Madrid, dello sciopero generale e così via, ad una dimensione europea di costruzione di questa dinamica, cioè della capacità di mettere in gioco lo spazio delle metropoli europee come spazio di sperimentazione comune rispetto a quest'ipotesi di sciopero generale europeo, come generalizzare a livello europeo, cioè come costruire nel post-fordismo ipotesi di sabotaggio, di diserzione, di disobbedienza rispetto alle questioni di ordine, di controllo nei confronti del lavoro, della migrazione e insomma della vita messa al lavoro. Insomma.
È difficile dire quale sia il futuro, quale sarà il futuro del movimento dei movimenti. Primo perché lo sceglierà autonomamente e secondo perché è una sfida all'altezza dei tempi che sicuramente non è un singolo o dei singoli che potranno risolvere. Terzo luogo perché non dipende tutto da noi, noi siamo uno degli attori in gioco. Sicuramente non siamo il più forte né il più ricco. Io credo però che ci siano due aspetti che sono molto importanti. Il primo è che questo movimento deve avere la capacità di darsi come New Global, come movimento globale per i desideri che ha, per i bisogni che esprime, per la lingua della dignità universale che ha saputo parlare e che ancora grida ad alta voce. E non è un caso che noi siamo stati in giro per l'Europa tantissimo in questi 3 anni e siamo stati in Messico, siamo stati a Seattle, torneremo negli Stati Uniti quest'autunno a parlare con i movimenti New Global per un'altra globalizzazione anche di quel paese. E la seconda cosa che è un secondo aspetto, la seconda sfida che questo movimento dei movimenti nella sua anomalia italiana ma sicuramente mondiale ha di fronte è il fatto di saper costruire uno spazio pubblico mondiale in cui riescono a parlarsi e magari a trovare sinergie, forse addirittura alleanze tra ribelli contro l'impero e democratici contro l'impero. Ma questa è una sfida che non spetta soltanto a noi, spetta innanzitutto ai democratici che già in altre fasi della storia dei movimenti di questo continente in particolare hanno venduto i ribelli a ciò che sarebbe diventato successivamente l'impero. E mi riferisco al primo ciclo di lotte, quello eroico, fordista, del trentennio 60, del decennio 69-77, che si è concluso con la svendita dei ribelli agli stati da parte dei democratici di questi territori. Se questo non si darà, ma si creeranno altre condizioni per una lingua e una pratica comune tra ribelli e democratici, ripeto, probabilmente l'impero non sarà così più così forte, ma scricchiolerà.